Buon pomeriggio a tutti, sono Roberto Gilardo, Technical Sales Specialist di Autodesk e oggi assieme vedremo la soluzione Autodesk PowerShape. Iniziamo con il dare una definizione a PowerShape. PowerShape è un modellatore CAD che combina la modellazione di superfici, solidi e mesh con le stesse impostazioni per preparare modelli e analizzare modelli complessi e stampi alla fase di lavorazione, quindi per semplificare le fasi di processo produttivo che implicano appunto l'utilizzo di macchine utensili. Ovviamente PowerShape ha un ausilio con PowerMill e FeatureCam e quindi ha un'interfaccia diretta e una condivisione diretta delle informazioni. Vediamo un attimino le sfide che i nostri clienti si trovano ad affrontare quotidianamente e che PowerShape riesce a risolvere brillantemente. Ovviamente, oggigiorno la complessità dei manufatti aumenta e di pari passo va la precisione. Quindi, a maggior complessità spesso corrisponde l'esigenza di avere una maggior precisione del manufatto stesso. È chiaro che ci vuole uno strumento che sia flessibile, che quindi riesca a ricevere tutti i dati in ingresso anche da più parti, quindi da più software, riesca a gestirle al meglio, quindi con una prestazione elevata, e abbia poi un'interazione con il CAM per la parte di produzione finale del manufatto. Ovviamente PowerShape, lo dicevamo prima, ha la possibilità di importare, quindi all'interno del nostro software, la maggior parte dei file nativi provenienti da altri CAD, quindi Inventor, ProE, SolidWorks, Rhino, oltre ai nativi classici che sono l'IGES, lo STEP, il DXF, il DGK e via dicendo. Ho la possibilità di analizzare i modelli, quindi ho una serie di comandi che mi permettono di fare un'analisi del modello, soprattutto quando il modello non è stato progettato all'interno di PowerShape o da noi e proviene dall'esterno. Dobbiamo ovviamente renderci conto di che cosa abbiamo davanti, di quali saranno i processi produttivi che dovremo impiegare per realizzare il manufatto e quali magari sono le zone sformate in sottosquadra, il raggio minimo e via dicendo. PowerShape ha degli strumenti atti a verificare ed analizzare le condizioni del modello importato. Ovviamente ha anche la possibilità di avere degli shortcut, dei tool dedicati, come ad esempio il tool Core Cavity o Punzone Matrice, o il tool che interessa la parte di elettrodo, quindi la realizzazione degli elettrodi. Dicevamo prima, ha la possibilità di creare modellazione dei tre principali elementi CAD, che sono superfici solidi e mesh. Per quanto riguarda la superficie, ho la modellazione spinta grazie alle isoparametriche, quindi tramite quelle riesco ad avere delle superfici esattamente così come ne ho bisogno e senza nessun intoppo durante il processo produttivo. La modellazione diretta invece riguarda i solidi, quindi ho la possibilità di creare editing, modifiche sul modello solido importato o realizzato all'interno di PowerShape, chiaramente, e con essa possiamo andare a tappare dei fori, estendere delle nervature, ad esempio, o spostare degli elementi del solido stesso senza dover progettare lo stampo o il modello stesso impiegato. Per quanto riguarda invece la modellazione di mesh, PowerShape ha la possibilità di acquisire direttamente una nuvola di punti grazie all'interazione con degli scanner, triangolare la stessa all'interno del solito ambiente e poi su di essa magari fare un reverse engineering o un re-engineering della parte stessa. Ovviamente è uno strumento che può essere un compagno per l'ufficio CAM, quindi tramite PowerShape ho la possibilità di creare delle geometrie che mi possono essere d'aiuto nella fase di lavorazione, quindi ad esempio delle staffe,
piuttosto che dei tappi di alcune parti che presentano magari nervature che verranno eseguite magari con dei processi produttivi successivi, come possono essere ad esempio gli elettrodi, o semplicemente creare delle superfici di riferimento per lavorazioni molto più complesse come quelle 5 assi. Ricapitolando dunque, PowerShape ha una modellazione in ausilio al CAM grazie ai solidi, alle superfici, alle mesh, ha dei tool dedicati e specifici come il tool per stampi e la parte di elettrodi con la quale possiamo gestire tutto il processo produttivo dell'elettrodo e la parte di reverse engineering o re-engineering che ci permette di partire da una nuvola di punti, triangolarla e su di essa poi fare il processo produttivo di reverse engineering. Passiamo a una piccola presentazione, una piccola demo. Ovviamente PowerShape non gestisce solo quei tre elementi, quindi solidi, superficie e mesh, ma ha la possibilità anche di partire da elementi più semplici come delle linee, quindi assolutamente la parte di wireframe, questa è un po' l'interfaccia di PowerShape. All'interno di PowerShape ho la possibilità di creare degli elementi semplici come delle linee e successivamente andare a dichiarare quelli che sono dei vincoli dello schizzo iniziale che ho realizzato. Quindi vado a realizzare appunto una parte molto velocemente. E successivamente vado a vincolare questa parte o alcuni elementi di questa parte, dandogli magari dei vincoli di perpendicolarità, parallelismo, eccetera, eccetera. Quindi andando a gestire quelle che sono magari le peculiarità di vincolo che solitamente troviamo anche negli altri CAD. Ho la possibilità di dare anche delle quote al fine di gestire a pieno magari un angolo senza frazioni di grado, ad esempio. Ok, quindi verrà modificato lo schizzo di conseguenza. La stessa cosa potrò farlo con delle quote ovviamente lineari, non solo angolari. Questo potrebbe essere poi la base di un'estrusione solida, ad esempio. Quindi molto banalmente parto da un elemento bidimensionale per poi arrivare a quello che è un elemento tridimensionale. Sempre riguardante le potenzialità di PowerShape abbiamo la funzione di nesting, che sicuramente può farci di buon gioco. Il nesting è un annidamento di alcuni profili 2D o 3D, quindi elementi anche tridimensionali, all'interno di un'area data. Quindi vado all'interno dello strumento di modifica, ho l'annidamento, definisco come prima cosa l'area di nesting e la quantità di foglie eventualmente che posso volere del mio nesting, seleziono gli elementi che voglio annidare nella parte. E successivamente vado a dichiarare prima di tutto l'offset di bordo tra un elemento e l'altro, quindi quanto spazio devo lasciare fra un elemento e l'altro, in millimetri chiaramente, e la quantità dei vari elementi, quindi magari 60 elementi della prima curva, se vado sopra si illumina, quindi capisco qual è la curva su cui sto lavorando, 30 elementi della seconda e 25 della terza. Per ogni curva posso dichiarare la quantità, lo spazio chiaramente del bordo, la quantità, l'angolo di rotazione e il valore dell'angolo. Quindi per poter trovare il miglior nesting possibile, lui ruoterà il pezzo, ogni singolo pezzo, di 90 gradi, quindi 90, 90, 90, 90. È la quantità massima, la priorità della parte nell'ordine del nesting. Una volta trovato i valori, faccio nesting e qui che cosa avrò come dati corrispondenti? L'utilizzo del foglio, quindi la percentuale dell'utilizzo dell'area del foglio e la possibilità di visualizzare quanti dei 60, ad esempio, dei 60 elementi che ho dichiarato di volere all'interno di questo nesting, è riuscito ad annidarmi. Quindi in questo caso 40 su 60, 25 su 30 è uno solo dei 25 dati. Chiaramente il nesting può essere utilizzato e cambiato in qualsiasi momento fino all'exit, diciamo, della tabella. Quindi nel caso volessi provare con meno elementi, 40 elementi, qui diamo 20 elementi, ok, e faccio riapplica, ci sarà chiaramente un
renesting dell'oggetto, e quindi vedremo che 40, 20 e 17 è riuscito comunque a farmeli stare all'interno. Posso eventualmente anche variare la posizione di un elemento o di una curva, quindi se penso che questa curva potrebbe subire un miglior nesting andando a ruotarla io manualmente, posizionandola magari in un lato dell'oggetto, posso provare a posizionarla qui, fare di nuovo applica e in automatico verrà fatto un renesting con i 40, i 20 e comunque i 17, quindi dovrò variare qualcosa per fare in modo che ci stiano tutti gli elementi che voglio. A questo punto, una volta che sono a posto, basta che esco dal comando e avrò il mio foglio con il nesting e potrò poi eseguire magari il taglio di questi oggetti con il CAM o magari con altri strumenti. Per quanto riguarda invece la parte 3D, funziona più o meno con lo stesso concetto, entro sempre all'interno del nesting, dichiaro in primis l'area di nesting e secondariamente vado a selezionare gli elementi che voglio annidare all'interno della parte. Posso dare anche qui il bordo fra un elemento e l'altro e la quantità, magari devo fare stampare 5 elementi per fare un prototipo o devo tagliarli con il CAM da una lastra di materiale per poter fare dei prototipi. A questo punto vado semplicemente a fare applica e avrò il nesting dei 5 elementi all'interno della mia area. Faccio vedere che questi sono elementi tridimensionali. Ok. Un altro comando sempre legato alle curve, diciamo quindi alla possibilità di realizzare profili, è il profilo massimo di rivoluzione. Questo comando ci permette di ricavare il massimo profilo di tornitura dell'oggetto dato lungo l'asse selezionato, quindi in questo caso è Z, lui mi creerà il massimo profilo di rivoluzione e questo potrebbe essermi utile per creare il grezzo in fase di tornitura magari di questo elemento. Quindi vado a fare semplicemente un offset della curva appena ricavata e utilizzerò poi la stessa per creare il mio grezzo in rivoluzione. Ok, posso andare nel sezionamento dinamico e visualizzare magari lungo l'asse X la sezione dell'oggetto per capire effettivamente quant'è lo spazio tra il mio elemento di rivoluzione e l'elemento originale. Altro comando che può essere interessante è la possibilità di fare un'analisi del modello per capire quali sono le situazioni del mio modello e come dovrò comportarmi in fase di produzione dello stesso. All'interno della visualizzazione ho degli strumenti di analisi. Il primo strumento è il sottosquadra che mi fa vedere se e dove sono presenti dei sottosquadri all'interno del mio modello. Per capire l'entità del sottosquadra posso entrare all'interno di strumenti opzioni e nella fase di analisi ho la possibilità di gestire il valore del sottosquadro. Quindi se volessi capire di quanto è posso andare eventualmente a tentativi in maniera numerica o se volessi capire di preciso l'entità del sottosquadra, posso fare un'analisi della faccia del modello e in questo caso vedete che mi dice che è in sottosquadra di 1 grado in questa porzione di modello e in quest'altra probabilmente è uno sformo di 5 gradi, molto più ampio, e quindi andando sulle varie situazioni del mio modello ho lo sformo, ma ad esempio potrei anche conoscere l'entità di un raggio, quindi ho un raggio 1 piuttosto che le varie altre situazioni che possono presentarmi sul modello. Ho un'altra ombreggiatura che può essere molto utile per capire quali potranno poi essere le frese utilizzate nella fase di lavorazione al CAM, che può essere il raggio minimo. Questo mi permette di visualizzare dove ci sono dei raggi
ma soprattutto se con la fresa impostata riuscirò a realizzare il manufatto completamente o dovrò eventualmente far intervenire degli altri tool come possono essere gli elettrodi. Vado all'interno del comando di prima, quindi all'interno dello strumento opzione analisi, e qui all'interno di questo comando ho questo valore di raggio che mi simula un utensile di diametro 10 che mi fa capire che facendo passare una fresa da 10 mi lascerà un raggio 5, quindi avrò del materiale da andare a riprendere. È chiaro che se vado a ridurre il valore all'interno di questo comando, il modello si aggiorna e mi fa vedere di volta in volta se riesco con la fresa indicata a finire bene tutto il modello. Quindi questo può essere sicuramente molto utile per chi poi di questo manufatto dovrà produrne il pezzo, magari utilizzando un CAM dedicato. Altro strumento di analisi molto utile che può esserci è il sezionamento dinamico, l'abbiamo visto anche prima nel modello precedente. Scelgo un asse e posso sezionare lungo l'asse e visualizzare l'interno, soprattutto se ci sono due parti accoppiate, per vedere esattamente che cosa c'è all'interno. Un altro strumento di analisi che può essere molto importante è l'accessibilità. Questo strumento di accessibilità mi dà la possibilità di capire se con una fresa tre assi riesco a realizzare il mio manufatto, ok? O se ci sono delle zone d'ombra. In questo caso le palette si sormontano e vedete dove si sormontano, effettivamente viene colorato in rosso e quindi per realizzare questo manufatto mi rendo conto che dovrò far intervenire una lavorazione 5 assi oppure dovrò ipotizzare di crearlo in maniera diversa. Un altro elemento che posso trovare all'interno di PowerShape, che mi può dare sicuramente una mano per realizzare i miei progetti, è il fatto di poter importare delle fonti CAD provenienti dall'esterno. Lo vedevamo prima, ho tutti i nativi principali, ma ho anche ad esempio l'IGES, che è la parte di superficie. Questo modello è completamente costituito da superfici. Se volessi ricondurlo ad un solido, all'interno di PowerShape ho la possibilità di farlo. Quindi vado nella home, seleziono tutte le superfici interessate, vado nello strumento solido e solidifico la parte. A questo punto, una volta solidificata, in fase di solidificazione, già lui mi fa notare che c'è qualcosa che non va sul modello. Do ok. Che cosa posso fare? Vado nel Gestisci e utilizzo il Solid Doctor, uno strumento per analizzare la situazione del mio modello solido. A questo punto lui mi indica una serie di errori presenti all'interno del mio modello solido. Qui ci sono varie tipologie di opzioni che posso utilizzare per tentare di riparare il mio solido. A questo punto lui mi dice che alcuni difetti sono stati riparati, ma non tutti. Nel caso non riuscissi in un unico colpo a ripararli, potrei tentare con un'altra di queste opzioni. Ad esempio, mi accorgo che gli errori sono dati dal fatto che manca il fondo dei cilindri di foratura. A questo punto gli dirò di chiuderli con una superficie non tangente, mi corregge gli errori, rianalizzo il solido. A questo punto ho un ultimo errore, tento nuovamente di ripararlo automaticamente, ho corretto tutto. A questo punto sto lavorando su un solido che ha tenuta stagna e quindi è come se fosse stato progettato all'interno di PowerShape. Ovviamente questo che vantaggio mi può dare? Mi può dare un vantaggio molto importante che è quello di poter ricostruire ad esempio l'albero di progetto. Se vedete qui non ho nessun elemento, non ho nessun foro che posso editare ad esempio, ma volendo posso farglielo riconoscere con il riconoscimento intelligente delle feature che mi riconosce ad esempio i fori o gli elementi selezionati in questa maschera. Con questo riconoscimento lui fa un'analisi, vi faccio vedere il counter che c'è di fianco alla voce foro, che mi sta analizzando e identificando i fori man mano e che cosa farà poi con questi fori? Mi creerà sostanzialmente, vedete che me li illumina di arancione, me li annetterà nell'albero sotto al mio solido. E quindi qui che cosa potrò fare? Potrò ad esempio modificare un foro, spostarlo, chiuderlo, eccetera, eccetera. Vi faccio notare che non ha identificato i fori come un cilindro semplice, ma qualora il foro fosse riconducibile
ad un filetto, ad esempio, quindi il diametro di nocciola fosse riconducibile a un filetto, ovviamente gli fa il mock-up, quindi gli applica, diciamo, l'immagine del filetto e me lo riconosce nell'albero come tale. Ovviamente io doppio clic su un elemento posso andare ad editarlo, mi fa vedere, illuminandomelo, qual è l'elemento preso in esame, ok, e di questo elemento potrei cambiargli le caratteristiche, i diametri, eccetera, 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 o semplicemente andare a sopprimerlo, quindi andando a chiudere l'elemento feature farò sparire quello che è l'elemento presente sul mio oggetto. Altra possibilità, sempre legata ai solidi che PowerShape ci dà, è la possibilità di utilizzare il direct modeling, quindi la fase di modellazione diretta, di cui vi parlavo anche nella presentazione precedente, e che ci permette di andare a variare alcune caratteristiche del solido, in oggetto. Ad esempio, nella parte di gestione abbiamo varie tipologie di sezioni della feature interessata. Ad esempio, voglio spostare questo elemento, di 10 mm lungo un asse, vado a selezionare le facce del solido. Vado a prendere l'elemento di modifica, prendo un offset o lo sposta a seconda dell'elemento che voglio utilizzare, do un valore e do la via verde per applicare la modifica. Sotto questo oggetto c'era un foro, il foro è rimasto lì dov'era perché non l'ho selezionato in fase di modifica, mentre sono riuscito a spostare l'elemento selezionato. Altre modifiche che posso fare è ad esempio andare ad estendere questo elemento fino alla fine di quest'altro elemento, quindi vado a sostituire questa faccia con l'altezza di quest'altra faccia con un clic, piuttosto che potrei andare a sformare le facce di un elemento, quindi anche di due o tre facce contemporaneamente, in riferimento magari ad un'altra faccia. Qui dichiaro di quanto dovrà essere lo sformo e applicando avrò una variazione del modello. La stessa cosa la posso fare andando a ruotare un elemento, quindi nel caso dovessi andare a ruotare un elemento, seleziono le facce dell'elemento stesso, vado all'interno della modifica, prendo il ruota copia in questo caso, la rotazione dovrà avvenire magari attorno all'asse di questo cilindro, vorrò magari fare tre copie 90 gradi del mio elemento, vedrò sempre l'anteprima in tempo reale, se darò la V verde, vedrò l'applica dell'elemento stesso. Vi faccio notare che l'elemento è stato esteso fino a congiungersi con le parti del modello interessate. Altro elemento che possiamo mettere in campo, che viene gestito su solidi superficie mesh, è il morphing. Il morphing è uno strumento molto interessante che ci permette di variare le condizioni di un modello progettato. Quindi in questo caso il modello progettato è questa maniglia che voglio far variare come condizione dal piano al mio semi cerchio. Quindi che cosa faccio? Seleziono il modello, entro all'interno del morphing. Gli elementi di morfismo sono le superfici date, quindi queste due superfici, che avranno le stesse caratteristiche, quindi la stessa lunghezza di sviluppo sostanzialmente e lo stesso numero di isoparametriche. Gli dirò che il morphing dovrà avvenire da questa superficie base alla nuova superficie. Il morphing verrà fatto in tempo reale. In questo caso il morphing è stato fatto mantenendo la Z, diciamo, costante. Mentre se abilito normale, ovviamente qui mi manterrà la normale dell'elemento e avrò presente dei sottosquadri nell'elemento stesso. Una volta dato l'ok, verrà applicato il morphing e avrò il mio oggetto che comunque rimane un solido che potrà subire ovviamente delle operazioni come ad esempio il raggio di raccordo del bordo piuttosto che altri elementi che vediamo qui dentro. Altro elemento di morphing molto interessante che abbiamo è la possibilità di andare a morfeggiare il nostro un insieme di superfici, quindi questo che vediamo sono una serie di superfici che posso selezionare insieme. Vado a selezionare ad esempio una legge di morphing.
Quindi vado all'interno del modifica, morphing, lo stesso strumento che abbiamo utilizzato prima. Questa volta la fonte sono comunque due superfici, ma questa volta partiamo da questa condizione. Vogliamo arrivare a questa condizione, però smorzando il morphing a questa quota, quindi con questa superficie. Do semplicemente un ok e la condizione della mia suola è variata dalla condizione lineare che avevamo prima alla condizione, diciamo, curvilinea di questo esempio, piuttosto che posso andare a variare la punta della suola, sempre con questa volta una legge che non è data da superfici ma da curve, dicendogli che la situazione attuale è la curva rossa, la situazione futura dovrebbe essere la curva verde, quindi rientro nel morphing. Due curve questa volta, la selezione di partenza è questa, la selezione di arrivo sarà questa e con l'ok avrò il fatto che la mia punta si alzerà e avrò poi il morphing della parte interessata. Ancora, se volessi andare a gestire il morphing questa volta su l'elemento, scusate, eccolo qui, dandogli un movimento in questo senso qui, quindi lungo l'asse attorno all'asse X, ho la possibilità di dirgli che la situazione attuale della mia suola è questa, vorrei fargli assumere questo andamento, ma smorzando fino qui. Quindi allo stesso modo seleziono tutte le mie superfici, andando a deselezionare quelle di morphing, entro nel modifica, vado sul morphing da superficie, seleziono la condizione di partenza, seleziono la condizione di arrivo e selezionerò anche la superficie di smorzamento. Quindi a questo punto do ok e la mia suola assumerà un andamento bombato anche in questo senso. Quindi se vedete il morphing è applicabile a più livelli, quindi posso utilizzare più morphing sullo stesso modello per variarlo in tutte le sue posizioni e in tutta la progettazione iniziale fatta. Altro elemento dedicato e specifico per il settore degli stampi è il punzone che ci permette di avere la separazione, scusate, ci permette di avere la separazione in automatico fra quello che può essere il punzone matrice, ok, ed eventualmente aggiungere anche degli elementi di movimentazione differenti, come ad esempio dei carrelli. In questo caso qui, questo elemento conico potrebbe essere associato ad un carrello, vado a selezionarne le facce che lui ha diviso in questa modalità, aggiungo una movimentazione, in automatico trova l'asse di questo cono e nella mia simulazione avrò l'apertura e quindi la divisione dei tre elementi fondamentali, quindi punzone motrice e in questo caso il modello. Quindi alla fine del processo avrò tre solidi separati che potrebbero essere la base di partenza del mio elemento stampo. Altro processo che prendiamo in esame è il processo di realizzazione degli elettrodi. PowerShape ha un tool dedicato, un processo dedicato agli elettrodi che ci permette di comandare, di creare anche lo script per la macchina di erosione. Questo processo parte dalla progettazione dell'elettrodo, quindi con questo pulsante vado a selezionare ad esempio una costa, un elemento su cui voglio andare a creare l'elettrodo. Con un wizard guidato mi vengono chieste delle informazioni dell'elettrodo stesso, quindi in questo caso la distanza di erosione piuttosto che la distanza di sicurezza, l'angolo di sformo eventualmente di questa distanza di sicurezza. E via dicendo, mi verrà chiesto poi le dimensioni del grezzo, la parte del materiale, quindi se è rame o grafite, la posizione del centro della base, la rotazione eventualmente della base stessa. Next, qui potremo andare a scegliere anche il supporto che deve montare magari il mio elettrodo, quindi la pinza su cui è montato. Next ancora, in questa fase posso dichiarare magari il livello
in cui vorrò creare il mio elettrodo a livello CAD, chiaramente. Nello step successivo mi verranno chiesti il materiale di erosione, quindi che dovrò erodere, il set di sottomisure che può essere AGE o PS Ingersoll e via dicendo, con le relative sottomisure, quindi il gap di erosione per il grezzo, diciamo lo sgrossatore, il semifinitore e il finitore. Queste informazioni poi verranno trasferite anche al CAM per fresare non il nominale, ma già il sottomisurato, quindi già lo sgrossatore con 3 decimi di sottometallo, semifinitore con 1 decimo di sottometallo e via dicendo. Next, infatti, queste informazioni le possiamo esportare per PowerMill, che è il CAM di cui vi parlavo prima, e qui dentro posso scegliere che script dovrò scrivere per che macchina, quindi qui dentro ci sono un po' di macchine associate, ovviamente possiamo personalizzare chiaramente lo script per le varie macchine. All'interno di questa fase potremo anche dichiarare dei punti di ispezione che potremo fare in macchina utensile piuttosto che con una macchina di misura, quindi una CMM, quindi cliccando le varie parti del mio elettrodo potrò andare a conoscere la posizione reale dell'elettrodo o il centro dell'elettrodo reale o semplicemente andare a verificare se quest'ultimo è a misura oppure no. Posso generare anche un foglio di calcolo, se faccio fine tutto questo verrà salvato all'interno di un direttorio, mi verrà presentato come foglio rappresentativo in HTML, come vedete qui di fianco. Scusate. E quindi avrò la possibilità di gestire in toto la fase di erosione dell'oggetto stesso. Quindi riesco tranquillamente ad esportare queste informazioni su un foglio di calcolo e vedere esattamente le varie impostazioni. Altra possibilità che ho all'interno di PowerShape è quella di utilizzare uno strumento RIB, che è appunto uno strumento di tappo delle nerve. In questo caso anche qui può essere utilizzato per il settore degli stampi. Qui ad esempio ho un file che potrebbe essere realizzato con un elettrodo, per appunto, però se devo realizzare la fresatura dello stesso, del punzone, ho bisogno magari di tappare la parte per non far cadere la fresa all'interno. Che cosa posso fare? Seleziono le superfici di colore verde chiaro, vado all'interno dello strumento di superfici, vado all'interno del comando di chiusura delle nerve e qui vado a scegliere in primis un colore magari che vorrò utilizzare per la superficie, faccio anteprima e mi crea un tappo, quindi una superficie di tappo di tutta l'area selezionata. Ovviamente, se la mia area selezionata, la mia area interessata, scusate, prevede anche la selezione di queste altre isole che hanno un'altezza differente, come si comporterà il software? Creerà una superficie o più superfici di congiunzione fra le parti, uscendo ed entrando in tangenza dalla superficie stessa. Quindi, in questo caso, io avrò una superficie che esce tangente e entra tangente, quindi una specie di raggio di raccordo che mi collega alle parti. Tutto questo può essere esportato verso il CAM per avere poi una lavorazione più veloce ed efficace. Altra parte interessata dal software è la parte di reverse engineering che possiamo creare. Quindi, vi dicevo all'inizio che PowerShape ha la possibilità di acquisire una scansione direttamente connettendosi con un braccio direttamente qui dentro e quindi la nuvola di punti. Dalla nuvola di punti andrò a fare la triangolazione e su questa, come vedremo adesso, faremo magari il reverse engineering o il re-engineering della parte stessa. Gli strumenti appaiono una volta selezionato l'STL, sono contenuti all'interno di questa barra e uno di questi è magari lo strumento di selezione per separare quello che è il piano su cui appoggiava il mio oggetto dalla scansione reale, quindi dal mio oggetto stesso. Qui posso andare a dire di dividere il selezionato. La parte del piano magari potrò colorarla di un colore differente, giusto per separarla visivamente, e magari nasconderla momentaneamente in un livello
per lavorare direttamente sull'STL, diciamo, sulla parte di cui dovrò fare reverse engineering. All'interno di PowerShape ho uno strumento dedicato che si chiama Segmento, che mi permette di analizzare il mio modello e di individuare in automatico degli elementi geometrici selezionati qui dentro. In questo caso voglio che lui individui solo dei piani, quindi vado a selezionare il piano superiore, ad esempio, il piano laterale di questa parte, la testa, quest'altro lato. Se non riesci in automatico a diciamo, visualizzare un piano sulla fine dell'oggetto, posso intervenire io manualmente e dichiarare che voglio selezionare, riconoscere un elemento piano dalla selezione magari di questa parte di mesh. Faccio anteprima, mi viene visualizzato il piano, lo seleziono e all'uscita dal comando mi ritroverò tutti i piani. I piani che PowerShape mi crea sono dei piani primitivi, quindi ho la possibilità di estenderli di quanto voglio e modificarli come voglio. Quindi in automatico possono essere gestiti come volete voi. Okay. E eventualmente potrei fare anche la simmetria di alcuni elementi. Quindi, se il pezzo voglio che sia simmetrico, ho la possibilità di selezionare alcune superfici ricavate dallo strumento precedente, andare in modifica nel comando di specchia, andare a selezionare un piano di simmetria reale e vado poi a impostare la parte. Altra cosa che posso fare è ricavare nuovamente il piano di base, diciamo, su cui è appoggiato il pezzo dalla sezione, diciamo, che abbiamo nascosto prima. Quindi selezioniamo la nostra mesh, vado all'interno del segmento manuale, seleziono un valore angolare di mesh, faccio anteprima, do ok e mi ritrovo anche il piano di base che potrò utilizzare per realizzare il mio solido. A questo punto nascondo nuovamente la mia mesh, sia del fondo che la mesh di partenza. Vado a selezionare tutti gli elementi superfici, vado all'interno del comando solido e con il comando ritaglia automatica superfici vado a creare in automatico il solido. Quindi questo comando che cosa fa? Ritaglia in automatico l'eccesso delle superfici e crea il solido senza dover poi fare più processi manuali. Seleziono la parte e la inserisco in un livello e continuo a lavorare sul mio STL per ricavare più impostazioni possibili. Quindi rientro nuovamente nel comando di segmento e vado a definire magari il piano di fondo de delle tasche, la parete laterale di questa tasca, di quest'altra parete. Okay, per andare a ricavare anche qui quella che è la geometria di definizione di questi elementi e poi fare delle operazioni magari successive di sottrazione dal solido principale che abbiamo creato in precedenza. A questo punto possiamo rinascondere la parte, possiamo estendere, come dicevamo prima, tutti gli elementi, quindi lo possiamo fare manualmente, così a mano libera, piuttosto che numericamente, quindi posso inserire anche dei numeri, posso spostare le superfici, nel caso volessi spostare questa superficie di 150 mm lungo l'asse X, ho la possibilità di farlo senza nessun tipo di problema, come posso andare ovviamente ancora ad interagire manualmente dopo la modifica magari della posizione. Quindi finché rimangono elementi finché rimangono elementi primitivi, posso modificarli ed interagire con loro in maniera molto dinamica e semplice. Okay, a questo punto mi servo ancora dello strumento di taglia solidi automatico, quindi vado a selezionare tutti gli elementi, vado all'interno del solido, ritaglia automatico e qui eventualmente posso decidere quale parte mantenere del mio solido. A questo punto do semplicemente ok, riabilito la mia mesh di partenza e grazie allo strumento di sezione dinamica posso andare a ricavarmi anche delle sezioni, quindi posso affettare il modello lungo l'asse Z, posso ricavare una curva di sezione e sulla curva di sezione ricavata posso creare magari
ispezionare più che creare degli elementi geometrici, quindi magari voglio sapere che valore ha questo raggio di raccordo sulla parte bidimensionale, ecco che ho la possibilità, magari spegniamo l'STL, ho la possibilità di andare ad analizzare appunto per l'appunto il mio raggio di raccordo e quindi verificare il valore 12 mm di tutto il modello o solo delle parti interessate, quindi magari a questo punto vedo che è 22. Che cosa posso fare? Intervenire poi con la selezione del mio wireframe, cancellandolo. Vado a selezionare magari il solido, prendo un comando di raccordo, dichiaro di voler fare un raggio di raccordo di 12 mm, tutti gli spigoli adiacenti alla faccia selezionata in automatico. Riseleziono il comando e faccio la stessa operazione anche sull'altra tasca. Se questo raggio di raccordo era di 22 mm, ho la possibilità di editarlo anche a posteriori e quindi di avere dei raggi diversi per le varie tasche. Sul fondo potrei raggiare le tasche, quindi inserendo sempre un valore di raggi di raccordo, selezionando lo spigolo, e la stessa cosa la posso fare sulla seconda tasca. A questo punto posso selezionare le altre tasche che mi ero ricavato già in precedenza, seleziono tutte le tasche, faccio una simmetria delle stesse, esattamente come abbiamo fatto prima per la parte del modello, riabilito il mio solido di base e vado a fare un'operazione booleana fra i vari elementi. A questo punto ho il mio solido ricavato e posso andare a creare magari degli altri raggi di raccordo sullo stesso, quindi magari i raggi che interessano gli spigoli frontali dell'elemento. E magari il raggio di raccordo sul fondo di questa tasca aperta. Qui posso creare il raggio di raccordo o circolare, in questo caso vedete che va a morire sul piano, oppure parabolico che mantiene la tangenza sulla superficie cilindrica laterale. Ok, a questo punto, una volta creato il nostro reverse engineering, potrei selezionare due elementi e creare un'analisi, quindi andare a visualizzare quanto preciso sono stato nel ricostruire il mio manufatto. Quindi vado nello strumento di analisi, vado a selezionare l'elemento originale che sarà la mia mesh, vado a selezionare il mio solido che è l'elemento che ho ricostruito e qui potrò creare un'analisi, appunto un elemento di analisi che mi determinerà il. Qui posso anche andare ad imputare magari una tolleranza nel quale dovrò stare e qui con una scala cromatica potrò andare a visualizzare dove sono andato in tolleranza e dove sono fuori tolleranza. Se passo sopra con il mouse mi dice anche di quanto è fuori tolleranza il valore. Vedete che qui l'STL presentava delle bugne e quindi ovviamente io avendo fatto un piano unico non sono fuori tolleranza in quei punti lì o semplicemente dove ci sono dei fori che non ho ricostruito. A questo punto posso visualizzare i valori di tolleranza e di accuratezza sono riuscito a raggiungere ed esportarli o come file testo, quindi ASCII, o eventualmente come STL con scala cromatica annessa sopra. Quindi avrò un modello che sarà colorato esattamente così come lo vedete. Ritornando alla nostra presentazione, perché PowerShape? Perché è un software mirato, flessibile, abbiamo visto che possiamo gestire in un unico ambiente solidi, superfici e mesh e un partner sicuramente affidabile per la parte di CAM. Vi invito a visitare il sito di Autodesk, dove troverete anche la possibilità di scaricare la versione demo gratuita per 30 giorni di PowerShape.
Per qualsiasi ulteriore informazione, non esitate a contattarci. Vi ringrazio per la partecipazione a questo webinar e vi invito a seguirci per i prossimi webinar.